bello fuori con i personaggi dell'ultima pellicola della Marvel, Eternals, sulla carrozzeria e una gigantesca eroina, Angelina Jolie. Ma bello e soprattutto funzionale dentro, il nuovo treno Rock per i viaggiatori toscani. È l'undicesimo e andrà a far parte della flotta della cura del ferro toscana per garantire maggior qualità agli oltre 600 passeggeri che può ospitare. Sono bellissime, è l'undicesimo di 29 treni Rock, di 100 treni previsti dal nuovo contratto da qui al 2034. Oltre 600 persone, quindi una assoluta fruizione e devo dire anche sistemi di sicurezza interni con 50 videocamere e poi in più questo piano straordinario per Lucca Comics and Games. La regione nell'occasione ha anche annunciato un servizio speciale, 100 treni straordinari per garantire al massimo Lucca Comics, il festival del fumetto che si svolgerà a Lucca dal 29 al 1 novembre. La presentazione del nuovo convoglio, firmato Itachi, nel corso di una cerimonia al binario 16 della stazione di Santa Maria Novella, alla quale hanno partecipato il presidente della regione Eugenio Giani, insieme all'assessore ai trasporti Stefano Baccelli e Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia. È evidente che noi possiamo fare un'operazione di promozione, valorizzazione della ferrovia e conseguentemente provare a spostare sempre più persone da un trasporto privato a un trasporto pubblico non inquinante, come andare sui treni, se questo significa anche qualità e comfort. E con i Rock tutto questo avviene. Oggi viene presentata questa flotta anche nella prospettiva poi di un radicamento su eventi nel quale possa essere offerti dei servizi, come in questo caso il Comics che si apre a Lucca venerdì prossimo, venerdì 29, che è un grande evento internazionale.